Tussi Cuevales 2018, diretta prima puntata. L'ultimo concorrente della serata è il vecchietto che balla il twist. Io rispondo, però dopo tagliate. Come no, dopo Tussi Cuevales, le sue tresche amorose sono di dominio pubblico. Sono rimasto vedovo pochi anni fa. Lei era già stata sposata, aveva dei figli che adesso sono miei. L'anello al dito lo porta ancora, penso che il matrimonio sia qualcosa che va oltre il fisico. È una questione di animo, di spirito. Entra in studio la nuova compagna, Fate Vobis, liquida lei. La questione è la messa in onda delle parti che la riguardano, i parenti di mio marito non sanno nulla. B. Adesso sì, aggettivo di Rossella Pastore virgola punto uomo elettrico e Cenerentola punto in studio arriva l'uomo elettrico, che afferma di tollerare fino a 200.000 volt. Sullo schermo campeggia la scritta non fatelo a casa. Sono un perfetto isolante, sono nato così. Ho scoperto questa dote quando un mio collega ha preso la scossa, al lavoro. Io non ci credevo, e ho armeggiato con la presa, non mi è successo niente. I giudici sono concordi nel farlo passare. Ma lo stesso non vale per il pubblico, per il 55% è no. Male anche la presunta Cenerentola, che stappa le birre coi tacchi a spillo. Non vale per tutti tranne che per Jerry. Aggettivo di Rossella Pastore virgola punto stonature punto è la volta dei biker con l'energia contagiosa. Così la definisce Jerry Scotti, hanno fatto i miracoli, per farci vedere questo. Momento corrida col cantante stonato. Non solo stonato, fa pure le imitazioni. Jerry Scotti lo prende subito sotto la sua ala. Gli metto il collare della scuderia. E poi fa una ringa dinanzi al pubblico. Risultato? 98% no. Maria è disposta ad aiutarlo, purché il concorrente superi una dura sfida. Deve indovinare il nome di una signora del pubblico. La signora si chiama Teodolinda, ma Jerry riesce a fornirgli gli indizi adatti. Per il cantante è già un gran successo, aggettivo di Rossella Pastore virgola punto l'apostrofo orchestra dei diversamente abili. I due psicologi in studio fanno vivere un'esperienza inedita a pubblico e giurati. Poi è la volta dei diversamente abili, e mai espressione fu più azzeccata. L'orchestra è incredibile, Iva Zanicchi è commossa. Voglio fare un concerto con voi. Vedevo molto entusiasmo. Maria nota, c'è una ragazza che ha pianto. Poi raccontano, il gruppo è nato 10 anni fa. Abbiamo bandito la parola terapia, per cominciare. Gli psicologi che seguono individualmente questi ragazzi non credono ai loro occhi. Loro stanno così, davanti a questo pubblico, senza battere ciglio. Riccardo è il capitano indiscusso, abbiamo scelto Alba Chiara, che è il mio cavallo di battaglia. Il loro è quasi un pass per la finale, Jerry e Teo si alzano, ma anche Maria e Rudy. Aggettivo di Rossella Pastore virgola punto dal comico L sopranista punto Solferino, quello delle barzellette, entra di diritto nella scuderia Scotti. Poi tornano gli illusionisti, e Mammucari è costretto a ricredersi. Adesso paga pegno, annuncia Fiero Zerbi. Che genere di pegno? Va al centro dello studio e rimane in mutande. Scritta in sovrimpressione,
Matteo pagherà pegno entro la fine della puntata. Paolo, 25 anni, fa il sopranista con la voce da donna. Iva si mostra interessata, e gli fa una richiesta musicale. Anche il pubblico è estasiato, sia al 98%. Dopo la musica, il ballo. Del bello. Guardate le ragazze. Il prossimo concorrente è un danzatore di flamenco. Lo faccio per la nonna. Mi ha detto, porta alto il nome della famiglia, aggettivo di Rossella Pastore, punto piccoli Peter Pan. Il primo numero, intitolato Peter Pan da Gerry Scotti, vede protagonisti due bambini di 7 e 10 anni. In giuria sono tutti estasiati, e il pubblico dice sì al 98%. Katia, la più piccola dei due, sorride solo al momento del punteggio. Sono professionisti in tutto e per tutto. Un po' meno, forse, gli illusionisti che seguono, quel trucco non esiste, protesta Mammucari. La cavia è la solita Maria, la magia, ancora una volta, riguarda le carte. E Teo proprio non ci crede, rifatelo su di me nel dietro le quinte. Solo allora darò un giudizio. Poco dopo, Gerry aggiunge un barzellettiere al suo strambo parterre. Aggettivo di Rossella Pastore, punto i capitani della scuderia Scotti, punto Iva è accolta in studio da un'ovazione. Sono una grande ammiratrice di questo programma. A casa lo guardiamo tutti, dai più piccoli ai più grandi. Poi saluta i colleghi giurati, e infine si reca al suo posto. Non prima dello scivolone, a pochi metri dalla poltrona, perde quasi l'equilibrio. Gerry Scotti chiama al centro del palco un suo assistente. La scuderia Scotti, quest'anno, è riconfermata. Cominciamo alla grande, commenta lui. L'assistente in questione, punta di diamante della scuderia, è un mentalista. Come tutti i mentalisti, ha la mente più grande del corpo. Scotti scherza sulla sua bassa statura, ma il signore sa il fatto suo. Guardami negli occhi, invita i giurati, e a ciascun ordine. Quello che gli pare. Aggettivo di Rossella Pastore, punto la nuova giurata, punto oggi ospite di Verissimo, Iva Zanicchi racconta la nuova edizione di Tu si que vales. Nell'intervista a Silvia Toffanin parla anche dei colleghi giurati. Lei, per inciso, prende il posto di Mara Venier, la giudice popolare. Maria De Filippi è un pilastro. Anzi, un macigno, come la definisce Iva. Maria è un'innovatrice. Lei parla poco, ma quando parla è incredibile. Un vero e proprio macigno. E poi fa un'autovalutazione. Sono troppo buona come giudice, vorrei promuovere tutti. Non ti nascondo che sono felicissima di partecipare a questo programma. In trasmissione le fanno una bella dedica, che la Zanicchi apprezza particolarmente, non me l'aspettavo, grazie. Che omaggio straordinario. È stato un regalo bellissimo, aggettivo di Rossella Pastore. Rudy Zerbi. Apostrofo tutto pronto per la prima puntata di Tu si que vales 2018 che torna in onda tra pochissimo su Canale 5 per regalare una serata divertente al pubblico. Oltre ai concorrenti, anche i giudici sono pronti come annunciava Rudy Zerbi già questa mattina, mancano solo 6 ore alla prima puntata di Tu si que vales. Noi siamo carichissimi. Se vi va commentiamo insieme la puntata qui sotto nei commenti. Vi aspettiamo, canale 5 ore 21.
20 circa, ha scritto Zerbi pubblicando una foto in cui è ritratto accanto a Gerry Scotti. Anche i fan non vedono l'ora che cominci il talent show di Canale 5. Io sono prontissima per passare una splendida serata in vostra compagnia. Adesso una bella pizza e poi pigiama, torta appena sfornata e tu sicu e vales. Perfetto, vero? Finalmente, finalmente ricomincia un programma tutto da ridere presentato da personaggi simpaticissimi, noi siamo già davanti alla televisione. Scrivono i fans. Aggiornamento di Stella di Benedetto. La stima di Iva Zanicchi per Maria De Filippi. Iva Zanicchi, nuovo presidente della giuria popolare di Tu Sì Que Vales, di fronte alla chiamata di Maria De Filippi, non poteva che rispondere sì. Felice dell'occasione che le è stata offerta, la cantante ha espresso la sua stima nei confronti di Queen Mary ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni. Con orgoglio. Chi non stima Maria De Filippi? Ha inventato un nuovo modo di condurre. Prima di lei erano solo urla e strepiti. È pacata, lascia parlare, dà spazio. Un pregio che spesso presentatori e presentatrici non hanno. Molti si parlano addosso. E poi Maria è il re Mida, anzi la regina Mida della TV, ha detto la Zanicchi che è stata accolta benissimo da una macchina già perfetta e che da anni, ogni sabato sera, incolla davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Poter rappresentare la voce del popolo è un grande orgoglio per la Zanicchi che, anche nei panni di giudice, non perderà la sua spontaneità e la sua ironia. Aggiornamento di Stella di Benedetto. La scuderia Scotti. Con Tu Sì Que Vales tornano in onda anche i talenti della scuderia Scotti. Oltre alla gara ufficiale dei concorrenti che cercheranno di conquistare il sì di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e della giuria popolare guidata da Iva Zanicchi, ci saranno anche i talenti stralunati che porteranno sul palco la loro simpatia strappando una risata non solo ai giudici e al pubblico in studio, ma anche ai telespettatori che attendono sempre con ansia il momento dedicato ai talenti che Gerry Scotti scopre e che regala al pubblico. Quello con la scuderia Scotti è il momento che raggiunge anche il più alto livello di share. L'attesa, dunque, sta per terminare. Tra qualche ora, ad animare il sabato sera degli italiani, torneranno non solo i veri talenti, ma anche quelli che vogliono soltanto realizzare un sogno. Con Iva Zanicchi nei panni di giudice popolare, inoltre, la scuderia Scotti avrà sicuramente un alleato in più, aggiornamento di Stella di Benedetto. Iva Zanicchi innamorata di Gerry Scotti. La nuova edizione di Tu Sì Que Vales non è ancora iniziata, ma Iva Zanicchi è già entusiasta, a TV Sorrisi e Canzoni si allena a dare giudizi. A cominciare dai colleghi. Con Gerry Scotti sono stata vicina di camerino per anni. Lo amo, è simpatico e poi fa finta di essere soltanto un presentatore, mentre invece sa anche recitare, cantare ed è anche un po' comico. Teo Mammucari non lo conoscevo molto bene ed è stata una scoperta. Ha un'ironia accattivante e pungente. Rudy Zerbi è un grande esperto di musica e sa stare al gioco con grande senso dell'umorismo. Menzione d'onore per la conduttrice Belen, che donna! Con quella falcata felina e quel fisico. Ha visto che fondo schiena da urlo? Se questa è la premessa, Iva non farà certo rimpiangere Mara Venier, aggettivo di Rossella Pastore. Grande ritorno. Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione vinta da Salade Entertainer, il ballerino mimo francese di origini nordafricane, oggi,
sabato 29 settembre, in prima serata su Canale 5, torna in onda il divertimento di Tussi Cuevales. Campione d'ascolti nelle scorse stagioni televisive, il talent show di Canale 5 si candida per vincere ancora la gara degli ascolti. Quella che comincia oggi è la quinta edizione di un talent show che porta sul palco tanti talenti, tutti diversi tra loro, che cercano di realizzare un sogno o anche solo per trascorrere una serata diversa rispetto alla routine quotidiana. Confermata la conduzione dello scorso anno. Sul palco, a presentare i vari talenti ci saranno ancora Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Alessio. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.